Buongiorno e benvenuti nel Vlogmas numero 17. Qui c'è Franci. E io oggi ho esagerato con questi cappuccini, guardate la Sono schiuma. tutti troppo alti. La schiuma come si è alzata, sembra panna, molto bella. E qui sopra ci ho messo la schiuma del caffè. Una campanella. E tra l'altro c'erano quei cuscini nuovi là. Guarda che bello. Tutto per te? No. Sta cadendo, sta cadendo. Qui c'è Simon. Lo sentite? Allora. Mangiamo. Allora. Oggi ci siamo resi conto che c'è ancora un qualcosa della torta. Non è una Guarda fetta, non è un Pietro, io me la sono pezzo. mangiata nel frattempo che sei a facere i cappuccini. Però è la mia torta, quella di compleanno. Io però volevo aprire il panettone che abbiamo preso ieri, perché mi manca il sapore del panettone. Però vabbè, dovremmo mangiare questo prima che si guasti. Buonissima ancora. Sì, eh? Sono passati Anche solo più 7 buona. giorni, che sono tanti. Ma è anche più buona adesso. Com'è possibile? Era Boh. chiusa e tutto si è Che conservato. Simon? Ti piace il pavimento nuovo, eh? Vabbè. Buon appetito, che cos'è quella roba? Scusa, come ti mangi la schiumina? Mi sento come quello là, Re Artù nella spada nella roccia, quello là. Non hai resistito, alla fine. No, non si può resistere a questa bontà. Pensate, tutto l'anno non aspettavo, cioè, il momento di assaggiare il panettone, e poi dopo siamo venuti in Italia, in Messico, scusa. Quindi l'abbiamo trovato. Godiamocelo. Sembra molto interessato, guardate. Sì, è piaciuto l'altra volta sentire l'odore. Wow. E vai, ti rubi la mia ovetta. Non era l'uvetta, era una briciola. Vediamo all'interno di un panettone. Allora, Cesar sta verniciando la porta, solo che è un po' a controluce. Ti sta venendo bene, sai, amore? Guardate che differenza, visto da lontano. Uffa, è mezzo buio, però si vede un po'. Questa parte sotto l'ha già verniciata, tutta questa e anche questa cornice. Invece qui e qui ancora no. Si vede tantissimo la differenza, eh? Qui davanti l'hai verniciata? Sotto. Bello Sotto bianco. era nero perché hanno saldato, siccome è Sì. acciaio, hanno saldato, hanno tagliato, è saldato il nuovo pezzo, quindi. Vabbè. Ma quella cosa che cos'è? Questo? No, sotto, quella Questo? schifezza lì, sì. Bellissimo. È saldatura, credo che l'hanno bucata, l'hanno richiusa. È molto bello. È arte moderna Sì, questa. vero. Abbiamo deciso alla fine di non mettere la porta nuova perché costa molto. Invece questa così tagliata, pulita, verniciata, alla fine non è così male. No, beh, dai, Magari ci in può un stare. futuro, se Vediamo. decidiamo, sì, di stare qua molto molto tempo, questa ci dà molto fastidio, la cambieremo. Sì. Ma per ora va bene così. È tutto buio. È bella, dai, più o meno. Ok, allora la porta più o meno è finita, più o meno. E in realtà si vede molto più figa adesso. Cioè già con, diciamo, senza sporcizie così. Sì, cioè, insomma non è più brutta come una volta che dicevi addio che brutta porta. Anche sì, anche se sì lo è. Si sente tutto questo casino perché abbiamo aperto le finestre della stanza e anche da questa parte, così si asciugava magari. Nel frattempo noi pranzeremo. Francesca sta già Con mangiando, le non mi stesse cose di aspetta. ieri sera. Sì. Oh, dove stanno? Io volevo fare la ripresa qua, le ho lasciate qui, non c'erano più. Vabbè, sono le quesadiglie solite, sono tipo No, non 5 sono giorni. solite. Dentro c'è l'uovo e il formaggio. Ah, wow. Sono tipo 10 giorni da quando siamo arrivati che mangiamo questo. E lenticchie, però queste lenticchie sembra che le ha fatte Simon. Guardate un po' che roba, non lo so. Una pappa sembra. È che il brodo si è tutto consumato ieri sera. Vabbè, mangiamo. Comunque non erano E granché nel quelle lenticchie. frattempo
guardate, mi sto rivedendo per ricordare un po' di dei momenti, il vlog di Singapore, guardate, perché tra l'altro io non l'avevo visto, credo, questo, sai? Pensate, no, che figo quella cosa del bambino, eh? Vabbè, e niente, mangiamo, dai. Tadan! Wow! Vediamo un po'. Ti piacciono? Come dovremmo mangiarli, scusa? Così? Così è tutto in bocca. Ah, è caduta. Mamma mia! Che? Poi dopo il secondo morso. Ah! No! È finita! Ah. Dura. Abbiamo comprato queste fragole oggi al mercato, che sono la fine del mondo. Enormi. Guardate che cosa assurda. Sono enormi e buonissime. Guarda, cosa va lì? Altra panna. Vediamo. I franci mangiano nel frattempo. Ecco, ormai ce l'avevo in mano. Ce n'ho più. Ok, allora, risultato finito. Simon mangia. Qui fuori comunque non fateci caso che questo pavimento fa super schifo, però non possiamo anche cambiare anche questo in realtà. Però diciamo che preoccupiamoci di fare che da questa porta in dentro sia bello, almeno dove viviamo. E qua fuori comunque in realtà dal video sembra più brutto di quello che in realtà è. Non è così sporco, però è un po' macchiato. Tra l'altro ho appena bagnato, quindi si vede ancora più scuro. Il risultato finito è questo. Il lavoro, cioè, è venuto un bel lavoro, devo dire. Molto pulito, molto bello. Ovviamente ho sporcato un po' lì mentre facevo il buco, perché comunque è uscito un po' di polvere di metallo della porta. Oddio, i pompieri. Ok, sono andati via. E quindi niente, c'è un po' di polvere di metallo che si è incastrata praticamente nel silicone che ho inserito all'interno. Quindi quando ho schiacciato, ho messo quelle viti, il silicone è uscito fuori, l'ho sistemato così, così rimane tutto sigillato e non c'è pericolo che entri l'acqua verso il parquet. Tra l'altro questo lo devo ancora attaccare, solo che si è scaricato il coso, l'avvitatore, ma questo pensavo di comprarne un altro e questo attaccarlo così, incollarlo per terra, perché così tra questo e questo fanno, diciamo, doppio sigillo. Guardate, prima uno è questo, l'altro è questo, casomai l'acqua entra, perché quando piove in realtà l'acqua arriva così ogni volta quando piove da questa parte, quindi va a sbattere sulla porta e scivola, cioè diciamo scorre di sotto, e ho paura che entri. Questo pavimento, siccome è il legno, comunque finto legno, così quella cosa là, quel materiale, con un minimo d'acqua si gonfia. Questo qua, non fateci caso che dove ci puliamo i piedi, e qui c'è il silicone, vabbè, un po' di casino che ho lasciato perché stiamo andando via, è diventato un po' abbastanza tardi, quindi vabbè, andiamo, dai. Questo tappeto tra l'altro non era rosa, era grigio. No, non ho fatto vedere i cupcake. Ah. Però mo li faccio vedere, che problema c'è. Simon. Cappelli. Vediamo. Di Babbo Natale. Wow. Si capisce? Certo che si capisce. Guarda, dal video si vedono più rossi di quello che in realtà sono. Meglio. Molto belli. Alberelli di Natale. Vediamo. Wow. E pupazzi di neve un po' tristi. Che sembrano dei pulcini. Che ci hai messo? Un cracker? Cos'è? I cereali. Sì, è l'avena, guarda. E poi qua c'è il tuo flan. Guarda. Che è una specie di cream caramel. Ancora il liquido, però. Buono, me lo mangio per dopo. Domani. Che dopo? Oh. Domani. Dopodomani, no? Domani. Lì c'è l'avvitatore che è in carica. Quella è la cucina, però. Qui. Eccolo qui. E vabbè, qua ci sono le cose sporche che le lasceremo così, perché sempre
ripeto, siamo in ritardo, non fate caso a quest'ora qua perché non è quella. L'ora è questo. Oddio, ci ho assorto, vediamo. Questa è l'ora. Tu ce l'hai dritta, giusta? Quindi, io dritta? Ce l'ho di Roma. Sì. Quindi, nel mio andiamo. Andiamo. Allora, noi salutiamo i cupcake. E stiamo qui seduti a tavola. C'è mio zio Ramon, Nena. E là ci sono gli altri ragazzi che giocano. Però noi siamo affamati. Noi siamo affamati e siamo già a tavola. E abbiamo pregato prima il rosario, tutte le tradizioni messicane, le canzoni, tutto quanto. Quindi adesso mangiamo e c'è freddo addirittura. Io c'ho un caldo, posso mangiare. Buon appetito, ora vi faccio vedere, mangeremo il pozole con la zuppa di mais. Però questa volta l'ha fatta sua nonna. Mia nonna. Ecco mia nonna. Salute Mapaka. Ok, allora eccolo qua. L'ho già sistemato, ci ho messo la verdura sopra, tipo lattuga e la col, che non mi ricordo com'era. Radicchio, qualcosa del genere? No, scusa, com'è? Oddio, bresaol? No, no, aspetta, è una cosa così, no, è una cosa così, aspetta. Tipo bre, no, non è cavolo, è bre. Bra, bra. Vabbè, comunque, questo è il mais, dentro c'è il maiale, credo, ed è un brodo. Diciamo l'effetto è quello dei popcorn, però piuttosto che il mais scoppiare croccante così sull'asciutto, sul burro, scoppia sul brodo. Quindi comunque è una particolarità del Messico questa. Un mais molto diverso da quello che si trova in Italia. Com'è, Franci? Buono? Ci hai messo un po' più piccante tu? Sì, lo so. Allora, noi abbiamo avuto dei problemi, abbiamo dovuto smontare tutto di nuovo. Qui c'è Franci che è pensierosa. E quindi qua praticamente c'era un buco troppo grosso sotto, proprio nel punto in cui le mattonelle sono rotte, quindi abbiamo dovuto smontare tutto, metterci un po' di cemento, diciamo, e dopo metteremo pezzettini di cartone sotto per mettere a livello tutto il pavimento. Oh.